Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. La rottura tra il PD e Giuseppe Conte in Sicilia, come mai? Sì, prima volevo dire soltanto una cosa, io farò campagna elettorale in Sicilia, invece ho proprio intenzione di parlare di legalità, perché da insegnante ne facevo una battaglia con i miei studenti e credo che sia fondamentale parlarne in particolar modo in Sicilia di legalità e contro ogni tipo di mafia. Detto ciò, no, non penso, non è quello il motivo, diciamo che Conte ha utilizzato con la Sicilia lo stesso metodo che ha utilizzato con il governo Draghi, cioè lo specialista del last minute, ha fatto credere a Speranza e a Letta di votare la fiducia al governo Draghi fino a un'ora prima dal votare la fiducia, e in Sicilia ha aspettato 3 giorni prima, ma aveva già deciso un mese fa, perché aveva dei sondaggi in mano in cui sostanzialmente gli si diceva: se vai da solo senza il PD prendi l'1% in più alle nazionali e il 4% in più alle regionali, e sulla base dei sondaggi ha rotto il patto con la Sicilia e con il PD. E perché dico che ha rotto il patto con la Sicilia? Perché se tu ti fai campione della legalità, tu non puoi far sì che gettare la Sicilia nelle mani del centrodestra e rifiutare una candidata come la Chinnici, che è la figlia di un magistrato che è morto per mafia. Questo discorso non torna assolutamente, perché adesso rischiano di regalare la vittoria alla destra. Quindi non è che hanno fatto un piacere alla legalità in Sicilia, non sto dicendo, attenzione, non fraintendetemi, c'è un po' in piccolo quello che è successo in ambito nazionale, Azzolina, lo specchio di quello che è successo in ambito nazionale. È lo specchio di quello che è successo in ambito nazionale. Scusi, dico un'ultima cosa, se ci fosse stato il candidato vincente del Movimento 5 Stelle, che poteva essere Cancelleri e che Conte non ha voluto candidare mettendo una candidata debole, Conte sicuramente non avrebbe strappato. Ha strappato perché non aveva il suo candidato, ha strappato perché era il candidato del PD, era la Chinnici. Lo specialista del last minute dice...